Grazie, grazie, grazie di questo bell'applauso. Qualche parola su questo strano gruppo che, come vedete, è composto da strumenti un po' classici e strumenti tradizionali, in particolare la zampogna e l'organetto, e poi fagotto, corno, pianoforte, voce e contrabbasso. Per questo motivo abbiamo scelto questo aggettivo strano che non esiste, eclettico. Eclettico è la comunione in pratica di due termini, etnico ed eclettico, che sta a significare appunto che noi suoniamo degli strumenti a tradizione, quindi musica etnica, questa musica eclettica, perché è composta appunto da un po' di tradizionale e un po' di classico. Voglio dire, in questo concerto noi non diremo una parola sui brani che andremo ad eseguire, perché ci sarà questo meraviglioso spettacolo alle nostre spalle. Mi preme dire che ovviamente il nostro repertorio è stato tutto quanto completamente dedicato alla nostra terra, alla nostra gente, alla nostra tradizione. Infatti parleremo di Manarte, di Matese, di danza di Mastro Gerata, che sono i costruttori di Zampogna, parleremo appunto di transumanza, quindi del tratturo, parleremo del brigantaggio, suoneremo questi brani che raccontano di queste cose che sono successe nel nostro territorio, tutto il nostro repertorio quindi dedicato alla nostra terra, al nostro Molise. E poi diciamo che a metà concerto ci sarà un intervento di un amico, chiamiamolo così.
Thank you.
Thank you.
perché evidentemente ce l'ho nel mio sangue, nel mio DNA, appartenuto alla mia famiglia, e mi ci sono dedicato non soltanto a suonarlo, ma anche a costruirlo. Questa è stata una sfida molto, molto, molto importante. Per coloro che non sanno, dico, di Zampogna, voglio dire che la Zampogna, tradizione della Zampogna, che sarà sempre usata, facciamo l'esempio così molto semplice della tastiera di un pianoforte. La Zampogna tradizionale ha 7 tasti bianchi e basta. Quindi, che sono pochi, 7 tasti bianchi con la mano destra. E 5 tasti bianchi con la mano sinistra, però sono gli stessi tasti, non so chi si sente di musica all'ottava, in pratica sono le stesse note, sono la si do re da una parte e dall'altra, quindi sono assolutamente le stesse note. Dunque la zampogna per questo motivo poi ha una canna, si chiama bordone, il bordone è una canna che non è capace di cambiare il suono, fa un suono, suona in maniera fissa con una nota soltanto, per cui questo era un limite terribile, per cui con la zampogna tradizionale si poteva fare solo la solita storia, il solito accompagnamento direi, no? Di toniche dominanti, insomma di famosi due accordi e non di più. Non a caso la zampogna non veniva quasi mai utilizzata come solista, ma come strumento che accompagnava o il canto o la ciaramella, perché in pratica è lo strumento solista. Io mi sono dedicato a quegli strumenti, mi sono inventato qualche cosa. Il medico mi dice: perché la zampogna deve avere i tasti bianchi e non quelli neri? Ce l'ho fatta. Alla fine ho messo i tasti e la capacità volumetrica, la distanza di forza, insomma ci ho messo 20 anni, 20 anni, e mi sono inventato uno strumento capace di suonare praticamente tutti i cromatismi, così si dice in musica, tutte le note possibili, quindi quelle bianche e quelle nere. Questo ovviamente arricchisce la capacità armonica dello strumento e permette di fare della musica nuova, nuova, come tanti brani soprattutto si crea un nuovo repertorio per questo strumento. E devo dire, quando noi replichiamo questo repertorio fuori, già che non conoscono queste nuove possibilità della zampogna, insomma, diventa qualcosa di molto interessante e molto apprezzato. Molto apprezzato, io ci tengo in questo intervento di questo amico, io chiamo amico perché, vabbè, comunque è un ragazzo, per fortuna un ragazzo molto giovane, che va avanti, che porta avanti questa tradizione in maniera impeccabile, studia al conservatorio. E questa è una cosa molto molto bella perché evidentemente questa tradizione non la facciamo morire, ma addirittura la potenziamo, soprattutto in una struttura importante quale è quella del conservatorio. Io chiamerei Daniele. Thank you.
Thank you.
Thank you.
al contrabbasso. Emilia Aksionova, piano e voce. Roberto Petrocelli al casino. Quello che comincia in fondo, quello con il capellone, Ernesto Carracillo. Dov'è? Questo chiaramente sembra inutile di presentare perché ci hanno tutta una storia, loro sono, ahimè purtroppo, sono di Monteroduni. Poveri loro, vabbè. Quando mi hanno contattato un po' di tempo fa per suonare insieme, così, per formare un gruppo, io non volevo credere alle mie orecchie perché insomma, mi hanno detto che si chiamano Marco e Paolo, però pensate, il loro cognome è Zambogna. Thank you.
Grazie.